una delle cose più importanti quando si inizia un'attività è sapere chi siamo, cosa vogliamo, cosa possiamo fare, dove vogliamo andare. Ma prima di tutto l'imperativo è conosci te stesso. Conosci te stesso. Ma conosci te stesso non perché così puoi cambiarti, non perché così puoi capire in quali aree sei lontano, sei carente, non sei conforme a quello che un modello stereotipato di società ti impone. Di questi tempi, in questi ultimi anni, si è sentito tanto parlare di body shaming, di bullismo. E a nessuno piace questa cosa, il body shaming, il bullismo. Sapete cosa è body shaming? Quando si prende in giro qualcuno o lo si giudica per come è fatto, no? Ma sei troppo alto, sei troppo magro, sei troppo ciccio, c'ha le pancia, c'ha poche tette. Questo è il body shaming. E ci sono dei modelli, i modelli proposti, che sono modelli fasulli, proposti dall'industry, chissà quale poi, o dei media, della moda, che ti dicono tu devi essere fatto così, se sei maschio, se sei bello, se sei fatto così, se sei femmina, se sei bella, se sei fatto così. Questo è il body shaming. No, ti prendi in giro perché non sei come i modelli ritoccati di Vogue. No. Nel mondo del business è esattamente la stessa cosa. Non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. I punti di forza di qualcuno non sono i punti di forza di tutti. Il problema è che spesso determinate caratteristiche che sono in sé neutre vengono additate come negative. Mi hai fatto invece il, non so come si deve chiamarlo, l'entrepreneur shaming, non so, non è in questo caso nel body che è il personal characteristic shaming, chiamiamolo come vogliamo. In cui si dice no, ci sono persone che lavorano bene di notte ma che lavorano bene la mattina, non sei pronto a lavorare alle 6 mattina, non ti svegli alle 5 del mattino, allora sei un cattivo imprenditore, sei un cattivo consulente. Non sei disposto a sacrificare il lavoro per la famiglia? Male, non avrai mai successo, perché per avere successo bisogna lavorare 25 ore al giorno, non 24. E questi sono dei modelli stereotipati che sono stati proposti dall'industry, tipicamente dalla grande industria, dove si punta a schiacciare, a spremere le risorse fino alla fine, e quindi si fa credere alle persone dipendenti che per avere successo bisogna fare così, allora tutti devono fare così. No, non è vero. Non è vero, non è lavorando 18 ore al giorno che è successo. È lavorando tutte le ore che ti permettono di essere attivo, che ti permettono di essere sveglio. Se io lavoro 18 ore al giorno, ma sono distrutto. Se lavoro 18 ore al giorno, ma le ultime 5 ore combino solo disastri, poi dopo, il giorno dopo, dovrò utilizzare le prime 13 ore per mettere a posto i disastri delle ultime 5 del giorno prima. E poi nelle ultime 5 farò delle cose nuove e le sbaglierò. E questo andrà a vantaggio di chi? Andrà a vantaggio di chi invece ha messo quelle regole sul mercato. Allora, se noi seguiamo delle regole che vanno contro la nostra natura, stiamo semplicemente facendo il gioco di chi quelle regole ha messo sul mercato. Per questo ogni progetto di impresa, ogni progetto di attività deve essere conformato sulle caratteristiche individuali, personali. E se qualcuno giudica un'attività imprenditoriale di un altro semplicemente perché questa attività è fatta in maniera diversa da come la farebbe lui, è fatta basandosi su principi, su concetti differenti, allora l'errore non è di chi sta agendo in conformità con i propri principi, con i propri valori, l'errore è di chi sta facendo il body shaming. Se io sono cooperativo, voglio fare attività di tipo cooperativo, e c'è tutto il mondo competitivo che mi prende in giro, mi addita perché non è questo il vero mondo, chi sta sbagliando, chi è immoralmente nella parte del torto, è chi sta puntando il dito, non chi sta vivendo in maniera conforme ai propri principi, ai propri valori, alle proprie caratteristiche.